velocizzare il termine dei lavori per il completamento delle conche di navigazione e garantire la gratuità del loro utilizzo. Queste le richieste del consigliere regionale Marco Dolfin al Consiglio regionale del Veneto, che ha ben compreso le motivazioni delle richieste. Si deve recuperare il tempo perso in questi anni, ha affermato, e terminare le conche di navigazione per permettere ai natanti di entrare ed uscire dalla bocca di porto anche a paratie sollevate. Assurda l'ipotesi di consentire il loro utilizzo a pagamento, afferma il capo dipartimento pesca per la Lega in Veneto. Si tratta di accessi che verranno utilizzati per motivi di sicurezza, fanno parte del pacchetto MOSE e dovevano essere il primo intervento ad essere completato, invece è l'ultimo. Far pagare il pedaggio sarebbe un'idea assurda che andrebbe a penalizzare maggiormente il settore della pesca. Con la mozione presentata si chiede quindi alla Giunta regionale di farsi portavoce presso l'autorità di sistema portuale, di completare velocemente le conche e le altre infrastrutture previste necessarie per la sicurezza in laguna, quale il porto rifugio. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Si alza anche la voce di Italia Viva a chiedere il ripristino del manto stradale come si deve e non a mo' di rattoppo dopo la chiusura dei cantieri per la posa vuoi della fibra o di qualsiasi altra utenza. Sono molti i cantieri che vengono aperti, ma le ditte affidatarie, terminato il lavoro, ripristinano il manto stradale con interventi non sempre in linea con l'arredo urbano, afferma Federico Resler di Italia Viva. Basta vedere l'intervento di ripristino delle asfaltature sul ponte di Santa Maria in centro storico, o pericolosi per le due ruote a causa della presenza di avvallamenti, dossi e dislivelli. Quello che chiede Italia Viva all'amministrazione comunale è di vigilare e nel caso in cui riscontri irregolarità nel ripristino del manto stradale, vuoi in termini di decoro urbano, vuoi in termini di sicurezza, provveda a valutare sanzioni adeguate a carico delle aziende affidatarie. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Allora, siamo qua nell'abitazione di Mirko De Grandis, facciamo complimenti perché sappiamo che ti sei classificato a vertice, adesso spiegaci bene, a livelli molto alti del campionato di Dama, Sì, giusto? sì, 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 sì. Raccontaci. Allora, niente, io sono un gran maestro di Dama, quest'anno ho vinto la Coppa Italia, quindi il campione italiano più il vincitore della Coppa Italia partecipano al campionato del mondo. E nell'occasione dei 100 anni della federazione, questo campionato si svolgerà a Roma, dal 22, diciamo io parto sabato, comunque dal lunedì fino alla domenica successiva. Ecco. Diciamo che siamo rappresentanti due italiani, ci sono tutte le nazioni, due asiatici, due africani, due europei e niente, speriamo bene, insomma. Quanti Poi, anni sono che giochi a dama? un bel po' di anni, ecco, facciamo 45, ecco, per il momento, ecco. 45 anni che giochi a Sì, dama? ho vinto in Italia tutto, titoli italiani, 6 titoli a squadre, 2 titoli individuali, 7 volte seconda all'assoluto, campionati italiani Lampo, che sarebbe in 5 minuti, partite velocissime, semi Lampo in 10 minuti, quindi in Italia, ma la ciliegina sarebbe questa, ecco, la ciliegina sulla torta, ecco, diciamo. Com'è la dama e non altri giochi tipo scacchi, tipo così? È una domanda che mi viene così Ero spontanea. affascinato tantissimi anni fa che si giocava, giocavano quelli, diciamo, i vecchi, li chiamo Sì, vecchi, sì, ecco, sì, sì. nel bar di fronte al comune, lo chiamavo il bar Sì, delle bambole, è ecco. vero, Era lì che giocavano tutti, io mi fermavo lì e così mi sono un po' appassionato e poi
lì anche mio padre ha seguito e insomma abbiamo seguito un po', ci siamo iscritti al circolo di Chioggia e poi è iniziata l'escalation, ecco. Adesso quindi partite lunedì, starete tutta la settimana? No, io parto sabato e da lunedì gioco, ecco. Tra le altre cose il 26 la nostra federazione è anche, invitata dal Papa lì con tutti i partecipanti al mondiale al Vaticano e abbiamo proprio l'appuntamento venerdì alle 9 di mattina, ecco. Benissimo. Con l'occasione, quindi ci terrete aggiornati e in bocca al lupo. Sicuramente, ecco, crepi il lupo, ecco. Grazie, grazie. Prego, prego. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Aria, perché altrimenti ci ingrassiamo. Quindi è grandiosa. Pastella di patate, facciamo accorpata, carota e sardo. Sì, qua. Un cicchetto che presenterete normalmente questo? Sì, ci siamo già organizzate per farlo già da venerdì, a prescindere dal risultato. Sì. Ma non è neanche tanto laborioso, quindi nel senso faremo anche presto a servirlo. Buongiorno a tutti e ben arrivati all'85 7. In particolare oggi siete nella saletta Aperol, saletta che abbiamo fatto in collaborazione con Aperol Italia e quindi sarà l'unico salottino Aperol che vedete in tutta Chioggia. Bello. Oggi vi farò assaggiare invece al posto dello spritz Aperol, non me ne voglia il gruppo Campari, un vino, un rosato di uva 100% primitivo. Scusa Elena, so che ti piace il ripasso, ma la prossima volta. E la cantina in particolare è Barsento e ci è piaciuta molto non solo per il vino, che ovviamente è molto buono, ma perché ha fatto in collaborazione con un artista digitale. Ogni etichetta di questo vino è diversa l'una dall'altra e in particolare io ho scelto per oggi, potremmo essere felici ma pensiamo troppo. Brava. Si sapete che quei vini mi piace insomma sperimentare. Brava. Questo rosato qua non è... Dov'è? Puglia, in particolare siamo nell'Alta Puglia. Ah, nell'Alta Puglia. Sì. Sono anche presenti oggi. A Vini Italy adesso. 2023. Ah, sì. In anteprima allora. Esatto. No, conosco il vino ma non l'azienda. Vedi, chi si fa usare? Allora, sentite, note molto floreali che si accompagnano bene con il cicchetto che abbiamo proposto quest'anno, cicchetto chiamato Made in Chioggia, perché? Perché quest'anno ho voluto utilizzare solo prodotti nostri. Cosa vuol dire? La frittatina è di patate e un po' di cipolla bianca, troverete una crema di carote e sopra, a completare il tutto, alici marinate in radicchio e germogli di radicchio. Scusami, patate, cipolla bianca, sì, carote e radicchio e le alici marinate. Che bello.
Qua se qualcuno vuole assaggiare il vino. Quindi questo va mangiato senza forchetta, va mangiato con le mani, perché noi facendo principalmente cicchetti e mani. Ah, ritorneresti a mangiarlo? Champagne, dovete dire. Ginetti. Paracco a un certo orario. Tema fondamentale del territorio cavarzerano sembra essere, a dire dell'ex sindaco Henry Tomasi, la fusione tra Cavarzere e Cona, uno dei punti del programma elettorale del centrodestra. Al tempo in cui Tomasi ricopriva la carica del primo cittadino, più volte fu incalzato in questo senso. A riguardo afferma che una fusione tra più enti comunali non può essere calata dall'alto, è la popolazione che crea da amalgama o che mantiene separate le realtà territoriali. Cona e Cavarzere sono governate entrambe da sindaci della Lega, ma l'eventuale fusione, indispensabile ora, sembra essere pressoché impossibile. Secondo Tomasi, chi ha sbagliato è stato il comune di Cavarzere, che ha tentato di imporre un proprio obiettivo di governo, e sempre secondo Tomasi sembra che Cavarzere abbia pubblicizzato solo proclami con un unico obiettivo: dare la colpa all'amministrazione conense. Nient'altro. Il processo di fusione dovrebbe partire dalle convenzioni tra Cavarzere e Cona, ora non ce ne sono. Si tratta di un percorso che dovrebbe durare più anni, al termine del quale, non all'inizio, si potrà accettare la trasformazione in un unico territorio. Tomasi afferma che a breve si andrà a nuove elezioni e si vedrà se qualcuno metterà tale visione in un punto del programma elettorale, e si vedrà quindi la risposta della popolazione. Nel caso in cui invece questa proposta non venga portata in nessun programma elettorale, significa che per la fusione non è ancora il momento. Tomasi conclude poi affermando: la fusione, così come la Romea commerciale e la piscina comunale, rappresenta una delle mere utopie non realizzabili nel nostro territorio. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.